Oggi parliamo, ragazzi, di tagli addizionali, cioè di alcune righette che possono essere messe sopra o sotto il pentagramma per permetterci di scrivere un maggior numero di note. In questa diapositiva, ragazzi, vi fa vedere come il rigo musicale, il pentagramma, sia formato da 5 righe, questo lo sappiamo già, si contano dal basso verso l'alto, ricordiamoci, ma anche da 4 spazi, ecco, tra una riga e l'altra, e che la chiave che utilizziamo noi flautisti è quella della chiave, la chiave di Sol, la chiave di violino. Qui vi fa vedere come le note sulle righe sono Mi, Sol, terza riga Si, quarta riga Re, quinta riga Fa, Mi, Sol, Si, Re, Fa. Qui invece vediamo come possiamo scrivere le note negli spazi. Primo spazio Fa, secondo La, terzo Do, quarto spazio Mi, Fa, La, Do, Mi. La matematica ci dice che 5 più 4 fa 9, quindi noi sul pentagramma possiamo scrivere un totale di 9 note. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa. A volte però abbiamo bisogno di scrivere delle note in più, quindi quando queste linee non bastano, immaginiamo di avere sopra e sotto il pentagramma altre righe per scrivere nuove note. Di queste linee però immaginarie usiamo soltanto dei pezzettini che ci servono e mettiamoci sopra le note. Ecco, vedete? Si sono posizionate. A questo punto possiamo ampliare il nostro numero di note. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Questi pezzettini di righe che noi aggiungiamo si chiamano tagli addizionali. Hanno dei nomi un po' macabri, un po' da horror. Quando una nota è tagliata dalla riga viene chiamata taglio in testa, quando invece sta sotto taglio in gola, come vi indica la figura. In questa immagine abbiamo tolto tutte le note che stanno scritte sul pentagramma. E ha lasciato solo quelle sotto e sopra. Come vedete, alcune hanno un solo taglio in testa, altre addirittura ne hanno due, altre hanno un taglio in gola, altre ne hanno addirittura due tagli in gola. Leggiamole insieme. Prima nota sarà un Do, è la nota più grave che possiamo suonare noi col flauto. Più giù non possiamo andare, però impariamo a leggerle. Più sotto dovremo aggiungere un trattino e quindi mettere il Si, poi ci sarà il La, il Sol. Sopra il rigo, quello La è la nota più acuta che invece il flauto può fare. Dopodiché però ce ne sono altre, il Si, il Do, il Re. Bene, passiamo ad un esercizio. Adesso, come abbiamo fatto nel precedente video, prendete il vostro quaderno e vi ricopiate queste note. Quando avrete finito di ricopiarle, quindi mettete in pausa il video già da adesso, provate a scrivere il nome delle note che vedrete sopra e sotto il pentagramma con i tagli addizionali. Fatto? Sicuri? Ok, allora passiamo alla correzione. Ecco, qui ci sono le soluzioni. Provate a controllare da soli quanti errori avete fatto. Perché poi, ragazzi, arriverà una bella verifica su queste cose, sia sulle chiavi musicali che sui tagli addizionali. In bocca al lupo!